qui allo Star Shop di Napoli, fuori posto Maria Laura e Alessandra, e siamo qui con Alessandra Dubilo. Perfetto. Allora, la prima cosa che ti volevo chiedere, vabbè, tu hai appena fatto la presentazione del nuovo Dylan Dog, e ti volevo chiedere, ti senti con un personaggio, insomma, più vicino? Ma sicuramente il personaggio che mi rappresenta di più è proprio quasi autobiografico, è Walter Buio. Questo personaggio creato da me, ho portato avanti per un anno, per una miniserie di 12 numeri, pubblicato dalla Star Comics, che era uno psicanalista dei fantasmi, che viveva a Roma oggi, e fumetto con pochi effetti speciali, poca fantascienza e pochi misteri, era la storia di questo psicanalista che doveva risolvere i problemi di queste anime che erano intrappolate in un limbo in cui non erano più vive, ma non erano ancora completamente morte, quindi doveva capire cosa li tratteneva ancora sulla terra, in questo limbo. E questo cercare di capire gli altri, questo affascinarsi delle vite degli altri, tutti i mondi che ci sono, è un po' forse anche il mestiere di chi cerca di inventare delle storie, quindi mi ci sono, diciamo, ritratto completamente. Quindi sei antipsicanalista? E secondo me lo scrittore deve essere, da Dostoevsky in poi, avere a che fare con la psicanalisi sicuramente, perché secondo me nelle storie non contano le trame ma contano i personaggi. Per raccontare i personaggi, quindi per raccontare l'essere umano, bisogna conoscerlo bene, stare meno a casa e girare per conoscere il mondo. Dylan Dog in questo caso è un eroe, però in qualche modo tra virgolette al contrario, nel senso che lui anziché uccidere morti viventi in qualche modo li deve studiare. Questa è una teoria che ha preso ispirazione da altro? E nelle storie di cui parli, che sono queste del futuro, dove sì, i morti viventi hanno una parte molto rilevante, ti sembrano più umani degli esseri umani. Sì. Anche qui Dylan Dog, in questo caso, essendo il punto di vista sensibile di queste storie, il punto di vista umano su tutto questo, è chiaramente forse più rivolto verso i morti che verso i vivi, in un gioco dove io volevo rendere questa idea che ormai i morti fossero più vivi degli umani, e che gli umani forse vivessero ormai ripetendo sempre gli stessi schemi senza vivere veramente. Ok. E anche quindi la visione di Londra in qualche modo amara, diciamo, di questa Londra un po' che ha perso fiducia in qualche modo sia nei suoi abitanti che poi anche nella società in generale, è data da questa tua visione dei morti viventi, più vivi dei viventi. Sì, diciamo che questa Londra così è un riflesso di una società che ormai è un pochino malata, corrotta, come se ci fosse un virus che non è magari banalmente quello dell'infezione degli zombie che si trasmette, è proprio un virus di fallimento del mondo, un virus che sta avendo sempre più successo, dove quindi si estende il male, e anche visivamente la città lo rende molto. Poi i colori hanno permesso anche di dare questa visione forte, livida. Sì. Quindi una Londra fatta anche dai vivi, no? Così. Sì. Cioè, nel senso che è lo specchio dei vivi. È lo specchio dei vivi, no? Questa Londra cupa. L'impressione è sicuramente quella che il vero male, almeno questa è l'intenzione, venga sempre da chi dalle cose reali, non dalle immaginazioni che ci facciamo, come i mostri e così via, no? Questa è proprio la visione al contrario rispetto a tutto quello che si è fatto finora. Sì, che perché finora è sempre stato l'invasione dell'alieno, no? Sì, che sì, aveva sì, distrutto e sì, creato panico in una Londra o in una New York, ce ne sono tantissime storie di questo tipo. Sì, diciamo, a me la visione che interessa molto, che poi è quella che sicuramente realizzò fortemente Sclavi anche nelle prime storie, è che i mostri sono una proiezione di noi stessi, non sono un corpo estraneo che viene a minacciarci. Quindi la tua storia invece come sei arrivato poi a diventare? Diciamo che sono due ricordi che si combinano in un anno preciso, cioè che è l'89, io avevo 13 anni e
il primo impatto con i fumetti fu da piccolissimo in un baule a casa di mia nonna, dove c'erano dei vecchi Batman che io quindi mi sedussero completamente, perché pur essendo roba stampata su carta, io non sapendo ancora né leggere né scrivere, però capivo perfettamente cosa succedeva aiutandomi con le immagini. Poi l'89 viene, cioè il film Batman di Tim Burton, che a me folgorò perché io vidi quel personaggio in carne e ossa su nelle foto, nei servizi a televisione, le cose, non so, quasi pensavo che esistesse. Quindi da un lato quello, e dall'altro sempre nello stesso anno ho cominciato a leggere The Underdog. Qui sono due cose, poi sembra circolare il fatto che io sia finito qui e stiamo guardando questo, però insomma. Sicuramente anche quelle storie sono uno dei motivi per cui sono finito a fare questo. E quindi poi arrivare a appunto fare sceneggiatore per The Underdog, cioè il tuo mito, cioè com'è? Adesso a The Underdog sta arrivando dopo la generazione di quelli che lo hanno creato e studiato, adesso sta arrivando a scriverlo la generazione di quelli che lo hanno letto da appassionati. E non so se questo farà bene al personaggio, perché sicuramente c'è un coinvolgimento emotivo maggiore. Io penso che gli scrittori siano un po' come dei cecchini, devono avere comunque anche del sangue freddo per poter colpire in pieno il bersaglio. Se trema la mano. Questa è una storia comunque concepita a 360 gradi, al contrario, cioè anche comincia con la fine, sì, e si ritorna indietro praticamente. Sì. Perché? Perché questo chiamiamolo mondo del futuro per capirsi, o pianeta dei morti come da titolo, è nato casualmente, nel senso che io volevo fare questa storia di 30 pagine in questo contenitore particolare che era il Color Fest, che consentiva di fare delle storie più particolari, analizzando magari aspetti più specifici delle storie di The Underdog. Volevo fare questa che fosse l'ultima storia di The Underdog, per renderla ancora più intensa non doveva essere un The Underdog per me contemporaneo, perché The Underdog contemporaneo è morto tante volte sulla serie. Sì. Qui doveva davvero dare l'idea di un personaggio che stava alla fine dei suoi giorni, quindi spostarlo un po' più avanti negli anni. Più che raccontando il futuro, volevo raccontare quello che erano un tempo, certo, passato, certe riflessioni di The Underdog, e qui tutto questo insieme per me doveva poi portarsi a una conclusione. Poi la storia ha avuto molto riscontro, quindi si è pensato ad andare avanti. Mi è stato proposto dalla redazione di raccontare quello che succedeva dopo. Io non volevo raccontare un dopo, perché non volevo che si annullasse quella, secondo me, quella cosa così importante. E quindi semmai cominciamo a raccontarla al contrario. E allora siamo andati, siccome poi c'è stata una causa scatenante di tutto quel mondo, una causa molto grave, ho pensato che valesse la pena raccontare tutto quello che succedeva prima. Dei fumetti determinanti degli ultimi anni che mi hanno profondamente condizionato, che secondo me indicano le nuove direzioni, sono Now di Brown, meraviglioso, e Asterios Polyp. Il film di The Underdog tu l'hai visto? Per me il film di The Underdog fortunatamente esiste, ne sono felicissimo, lo trovo un film bellissimo rispetto a appieno il personaggio, o il magma da cui nasce, che è Della morte e dell'amore, per chi non lo sa, è il romanzo che scrisse Sclavi, da cui poi la cui elaborazione poi portò alla creazione di The Underdog. E c'è il film su questo. E c'è il film su Della morte e dell'amore, diretto da Suavi, con Rupert Everett, che è The Underdog in carne e ossa, quindi meglio di così. Ti ringraziamo tantissimo e grazie a voi. Saluti da fuori. Grazie, ci vedrai ovviamente. Cioè, ti vedrai fin giorno. Sì.